Come glielo spieghi? Oh, mamma mia, come glielo spieghi che allo stadio è meglio non andare? Perché lì le regole sono diverse. Sì, lì si può anche essere maleducati, si può urlare tutti insieme muori a uno che è a terra, oppure merda a uno che sta tirando un pallone. Sì, lì si può fare quello che si vuole, ma non solo allo stadio, anche fuori dallo stadio, in coda alle poste o nel traffico, perché tanto lì sono dentro la mia macchinina, posso fare quello che voglio, eh. Ma come ci siamo arrivati? Siamo tornati al medioevo, siamo tornati? E allora dovremmo vergognarci! E allora vergogna! 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 Perché abbiamo deciso di fare questo spettacolo, di parlare di stadio, di educazione, di calci a un pallone. Ma per prima cosa siamo... perché siamo juventini. L'ho detto, quando arrivo. Allora vogliamo chiedere una volta per tutte, a nome di tutta la tifoseria juventina, scusateci col cuore in mano, scusate per tutti, per tutto. Tifosi del Chievo che ancora aspettano giustizia per quel fuorigioco di 4 mesi, scusate. Esatto. Parenti di Ronaldo, trafitto in area di rigore in un pomeriggio di primavera, del nostro mai dimenticato Marco Iliano. Indimenticato. Scusateci, tifosi, esatto. Scontenti di ieri, di oggi e di domani, sì, anche di domani, scusateci. Perché sì, anche di domani, perché lo sappiamo che anche domani avrete qualcosa da romperci le balle, perché anche domani, perché quando uno non sa vincere, poi magari si attacca pure il giochino, il rigorino, e la cosina. No, perché quando uno è un perdente, diciamo! Scusate, che non è facile, mettetevi nei nostri panni. No, non è facile. Essere tifosi giuventini non è facile per niente, perché noi siamo tifosi come tutti gli altri, Cioè non ci guadagniamo niente. E poi diciamo la verità, anche la Juve, anche lui è una squadra con tutte le casse. Cioè, in fondo la Juve ha sempre vinto con vabbè, comunque non è mai stato accertato che qualcuno abbia telefonato agli arbitri. Ma è mai un caso di doping? Ecco, mai. Si è mai visto qualcuno entrare lo Juve Magrolino uscire gigantesco come Vialli, no? Cioè, a parte Vialli. Sì. Vabbè, ma quello lì? Ma quella è una questione di metabolismo. Uno si trasferisce a Torino, Gianduiotti, Bagnacavo. Ma si mangia in Piemonte. Vabbè, ecco, comunque possiamo dirlo con orgoglio. Certo. Noi mai stati... Io... Ibra! Il libro della rivelazione! La luce in fondo al tunnel! La risposta a tutte le nostre domande! Io! Ibra! Nessuno. Nessuno è a mia altezza. Mia squadra ideale è composta da 11 Ibrahimovic. Che umiltà, e allora eccola la risposta. 11 Ibrahimovic, 11 persone in una squadra di calcio. Esatto. Ecco, abbiamo trovato un modo per chiedere scusa di tutto, per la Juve, per la maleducazione, per i bagni pubblici. Fare una squadra. La nostra squadra ideale, la squadra dei valori, da far giocare contro quel calciatore che rimane per terra, non atteso, ma c'è finta di morire, e contro questi mostri che ti urla fuori quando vieni per terra, magari riesci a tornare. La squadra dei buoni contro la squadra dei cattivi. Leone e Benji sceglieranno? Benji, ma che... No, non è Benji. Oppure qualcuno magari un po' dei più esperti dirà Ed Warner, quello col ciuffo che a volte prendeva in corso un palo e faceva... Ma sono capitanarro! Ed Warner! No, non è Warner. Perché altri più Theo Sellers! Quello grosso così che prendeva la palla di... Theo Sellers? No. Il nostro portiere non ha mai preso un gol. Imbattuto! Mai preso un gol per davvero, eh? E il nostro portiere infatti si chiama Tatsuji Izawa! A parte il monodente, per il resto, il portiere della Muppet! Ecco, ora qualcuno dice, ma come il portiere della Muppet non era Ed Warner? Sì, no. Era! Sì, Ed
California. Andiamo alla Bibbia. Sono un mondo più esperto. Andiamo alla Bibbia. In quei giorni, Ed Warner decise che non avrebbe mai più giocato a pallone. E così si rifugia dalle suore di clausura di Grandate e decide che non sarebbe mai sceso più su un campo di calcio. A quel punto Ed Warner non c'è più e l'allenatore della Market non sa più cosa fare, anche perché non si ricorda di avere un secondo portiere, Tatsuki Izawa. E dice, vabbè, Tatsuki. Sì. Tatsuki, tu sei il portiere, giusto? Vai, tocca a te. Oh, Tetsuji, per tutto l'anno imbattuto, non prende neanche un gol. Certo, non tocca mai neanche una volta la palla con la difesa che c'ha fortissima davanti e quindi non ha mai l'occasione per dimostrare il suo vero valore. No, non ho mai l'occasione per dimostrare il mio vero valore, dice Tetsuji. Esatto. Tranne un giorno, tranne un giorno, il giorno della finalissima contro la New Team di Oliver Atto. Al minuto 70 l'arbitro fischia un calcio di rigore per la New Team. Quello è arrivato il suo momento, finalmente può dimostrare a tutti il suo vero valore. È arrivato il mio momento, finalmente potrò dimostrare a tutti il mio vero valore, dice Tetsuji con scarso senso della drammaturgia. A quel punto, quali sono momenti della vita di un uomo in cui capisci se sarai per sempre un eterno eroe o un'eterna pippa. E infatti nella testa di Tetsuji sta passando tantissime cose, tantissime. Sta pensando al suo avversario Oliver Atto. Sta pensando al suo allenatore che finalmente gli ha dato fiducia. Sta pensando alla sua fidanzata, l'amore della sua vita. Allora in quel momento Tetsuji è rasatissimo e tutto il pubblico dice ad alta voce il suo nome. Tetsuji, 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 Tetsuji. Pensando al suo allenatore e guarda la sua fidanzata e guarda Ed Warner. Ma che cazzo vuoi? Ma non era andato in Tibet con le suore di Grandate? Ed Warner a bordo campo ancora con il saio addosso, ma quando se lo toglie sotto ancora la divisa portiere e Ed Warner basta un gesto. E tu ci intuisce e guarda Oliver Atto. Guarda il suo allenatore e guarda la sua fidanzata. Adesso è vicino al Warner, guarda. E così si gira e imbocca mogio mogio il tunnel degli spogliatoi. A noi ci piace ricordarlo così. Tatsuji Izawa, che quel giorno capì che non sarebbe mai stato un eterno eroe. Però imbattuto! E per quello noi abbiamo Tetsuji. Sì, poi al massimo se ci fischiano un rigore contro, mettiamo dentro di noi. They're gonna rip it off, taking their time right behind.